suo posto c'è Fusi e ovviamente recupera Maradona che era stato sostituito contro il Lecce da Carannante. Vedremo tra un momento le formazioni che comunque sono queste. Campo per il Napoli, Giuliani, Ferrara e Francini, Corradini, Alemão e Fusi, Crippa, De Napoli, ecco proprio Diego Armando Maradona, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Ecco lo schieramento che Bianchi ha predisposto, rispolverando in qualche modo anche un tridente che lo scorso anno aveva dato alcuni frutti positivi. Gigi. Ma ritengo che sia indispensabile soprattutto la presenza di un colpitore di testa, come già avevamo detto domenica scorsa, si è sentito appunto l'assenza, oltre che di Maradona, anche di Andrea Carnevale, un giocatore come Carnevale, importantissimo per concludere le azioni che vengono poi iniziate sulla fascia. In panchina, in pratica anche qui schieramento tipo, se così si può dire, con Di Fusco, Bigliardi, Carannante, Filardi e Giacchetta, il giovane interessante attaccante napoletano. Il Pescara con Zinetti, Bruno, Camplone, Dicara, Junior e Bergodi, Pagano, Gasperini, Edmar, Tita e Miano. Scelta delle due squadre dal punto di vista degli stranieri del tutto sudamericana, addirittura 5 brasiliani in campo e un argentino. Anche questo è un orientamento ben preciso, data la quella che si ritiene una più facile adattabilità dei giocatori sudamericani al campionato, al clima europeo e italiano. Gatta, Caffarelli, Marchigiani, Berlinghieri, Zanone sono i giocatori della panchina del Pescara. L'incontro ha preso il via diretto dall'arbitro Amendolia di Messina, Angelo Amendolia di Messina, dopo che è stato osservato su questo campo, come su tutti gli altri campi della Serie A, un minuto di raccoglimento in memoria e in ricordo di Nazareno Fabretti, il tifoso ascolano che è morto nel corso della settimana dopo gli incidenti nella prima giornata della partita Ascoli-Inter. Gioco cominciato, Napoli che tiene il pallone, il primo attacco in pratica della formazione di Bianchi, calcio di punizione, c'è subito pronto Maradona che ha già scambiato velocemente con Careca, fermato Careca da Dicara che è uscito dalla sua area di rigore. Napoli partito con estrema decisione. Miano, un ex, è venuto indietro a sostenere i compagni della difesa, poi il pallone è manovrato da Tita, l'esperto giocatore brasiliano che ha, dopo una lunga milizia anche nel campionato tedesco, è venuto quest'anno in Italia nel Pescara. Corradini. C'è un intervento falloso ai danni di Maradona. Napoli gioca con il consueto schieramento tattico, più o meno adesso Gigi Riva approfondirà, e il Pescara ha schierato anche questa squadra nella maniera consueta, vale a dire a zona. Sì, completamente a zona il Pescara con il doppio regista, Junior e Tita e Edmar in posizione centrale, mentre il solito Napoli, cioè il Napoli al secondo tempo, che porta Corradini e De Napoli sulla fascia destra, Francini e Crippa a sinistra, Alemão regista difensivo, Maradona invece avanzato, le due punte Carnevale e Gareca. Novità potrebbe essere quella di Fusi che sostituisce Reneca nel ruolo di libero. Cioè fa il libero in partenza, Fusi è molto adattabile a diversi ruoli, ma in questo caso parte proprio nel ruolo di libero. Intanto il gioco riprenderà con la punizione per intervento falluso di Tita su De Napoli, che abbiamo appena visto e che adesso Amendolia farà battere con Alemão sul pallone per prevedibile cross verso il centro dell'area dove c'è Zinetti, tenta il colpo di testa Carnevale, arriva con un attimo di ritardo, fermato il primo tentativo di contrattacco del Pescara, la rimessa laterale comunque per la formazione abruzzese. Crippa preceduto, pallone verso il centro che Gasperini tocca indietro. Ferrara di testa, poi Alemão è preceduto e ancora i Junior che mette a terra. L'intervento su Junior ancora che è venuto avanti e la rimessa laterale affidata a Camplone. Pagano, il pallone si allontana dall'area del Napoli, Careca sulla fascia destra a cercare a creare spazio, viene avanti Careca,
pallone verso il centro dell'area, ancora Careca, il suo tocco ed è il gol al quarto minuto del primo tempo. Il Napoli sblocca la situazione con una bella rete di Careca. Grandissimo in questo caso direi di Napoli, primo fondo, prima rete, ha impostato l'azione partendo dalla sua area, chiude triangolo con Careca, e Careca bravissimo invece nel controllo e di piatto destro a incrociare e mettere nell'angolo sicuro. Un tocco che ha eluso l'intervento di Zinetti, e per Careca si tratta del primo gol stagionale. Il Napoli nel corso delle prime due partite ha segnato con Giacchetta all'ultimo minuto dell'incontro con l'Atalanta e non è riuscito ad andare in gol contro il Lecce. Ora Careca ha messo a segno il suo primo gol stagionale, Careca che aveva primeggiato nella classifica dei mercatori lo scorso anno, preceduto in effetti soltanto dal suo compagno di squadra Maradona, senza la possibilità di sfruttare i rigori che invece Maradona tirava. Mediato il tentativo di contrattacco del Pescara, fermato fallosamente Edmar. Punizione con Tita sulla palla. Junior, Maradona, un trio sudamericano, ecco lì sul pallone, con intenti ovviamente diversi. Si appresta al tiro Junior, che è dotato di bel calcio sia da fermo che movimento. Circa 60.000 gli spettatori per questa partita, che è cominciata per il Napoli col piede giusto. Tiro di Junior sulla barriera, continua il tentativo d'attacco con Miano da parte del Pescara. Napoli tutto chiuso nella sua metà campo per il sostenere il prevedibile assalto della formazione abruzzese, che deve già recuperare un gol dopo poco più di 5 minuti di gioco. È venuto avanti Di Cara, è stato fermato con molta decisione. Va a recuperare la posizione il giovanissimo 18enne appena giocatore pescarese, che ha esordito lo scorso anno come difensore centrale. Lo vediamo adesso comunque spingersi anche in avanti. Sì, un ragazzo sicuramente molto interessante in una squadra che io giudizio con questo tipo di campagna acquisti poteva pensare di diventare ambiziosa, perché quando si acquistano tre sudamericani per una provinciale vuol dire che c'è la speranza perlomeno di inserirsi nelle quote d'alta classifica, non essendo questi tre sudamericani giocatori di grande agonismo. Facile la parata di Giuliani. Riparte il Napoli con Alemão, Maradona che è venuto sulla destra, sembra particolarmente intenzionato Maradona ha una buona prestazione, si sta muovendo un po' su tutto l'arco del campo, ha triangolato adesso ancora con Alemão, non trova lo spazio per il cross, il pallone gli viene sospinto in fallo laterale da Camplone. Ed ecco Alemão per la rimessa in gioco. Ancora Maradona, sapiente palleggio, intervento falloso su Alemão da parte di Tita. Maradona pronto a battere il calcio di punizione già sul punto dove Amendolia farà porre il pallone. In teoria da quella posizione Gigi Maradona potrebbe anche battere, tentare una conclusione a rete col suo sinistro. Sì, non è nuovo questo tipo di tiro, è con la posizione ideale per sfruttare il suo sinistro con queste palle tagliate sempre pericolosissime. Come in effetti ha tentato di fare, rimette poi il pallone verso il centro, entra Carnevale ed è il gol del 2-0 dopo 8 minuti. Esulta Andrea Carnevale al rientro in squadra, il gol per lui, abbracci anche per Maradona che dopo essersi visto rimpallato il primo tiro, ecco Gigi. Esatto, è molto bravo invece sul secondo tiro, questo esterno sinistro pennellato per la testa di Carnevale che schiaccia, direi vediamo anzi che Zinetti proprio rinuncia all'intervento, schiaccia a colpo sicuro. E le nostre immagini adesso sono passate dopo la mezz'ora del primo tempo con il risultato di 2-0 per il Napoli grazie ai gol di Careca e di Carnevale. Siamo al 36esimo minuto e proprio sul limite dell'area il Napoli dispone di un calcio di punizione che viene affidato a Diego Armando Maradona.
Zinetti sta sistemando, eccolo, la sua barriera, posizione centrale, ancora una volta il sinistro di Maradona minaccia la porta avversaria. Questa sicuramente è la posizione da lui preferita, perché ha due possibilità, la parte del portiere oppure a scavalcare la barriera. E trova il terzo gol in Napoli con questo gran tiro di Maradona, gelato ancora una volta Zinetti, Diego Armando Maradona, il primo gol in campionato del cannoniere dello scorso anno, rileviamolo. Una palla tagliata, impossibile per Zinetti arrivarci, sfiora il palo e entra in rete. Telebim di Paolo Zucconelli nel montaggio di Stefano Bellardini ci ha mostrato il gol dall'angolazione che abbiamo già visto. Un tiro a 63 km l'ora, non particolarmente forte, per una distanza di 17 metri e mezzo. E vediamo la correzione di inquadratura alla vista dal portiere, che in effetti vede il pallone che passa però sulla barriera e diventa irraggiungibile, data l'angolazione e la traiettoria, tra l'altro curva, assunta dalla palla. Sì, diventa impossibile. L'anno scorso alcune squadre sceglievano la soluzione della barriera che nel momento della partenza della palla tentava un salto per un'eventuale intercettazione così della traiettoria. Rimanendo fermi in questo senso, in questo tipo di punizione, diventa impossibile che il portiere arrivasse. Mi sembra che un paio di anni fa, in una situazione analoga, la barriera del Torino saltò e ci fu una deviazione che diventò ugualmente decisiva, quindi si corrono comunque dei rischi. Sì, in quel caso addirittura la palla passò sotto la barriera, ma sicuramente, visto il tipo di tiro che ha Maradona in questo caso, è meglio metterlo in difficoltà obbligandolo magari a tirare la palla a raso terra. Comunque Maradona ha portato a 3 i gol del Napoli dopo 37 minuti di gioco, tanti se ne sono giocati in questo momento allo stadio San Paolo fuori grotta a Napoli. Il Napoli comanda agevolmente 3-0 il risultato, la partita con il Pescara. Direi importante già a questo punto il risultato, Gigi, date le premesse che avevamo fatto, la necessità del Napoli di ritrovare soprattutto morale per evitare di crearsi ancora intorno quella lune che nella scorsa stagione gli è costato tanto caro. Sì, direi importantissimo il gol iniziale che ha sbloccato psicologicamente la squadra, sicuramente una squadra forte e competitiva, poteva risentire se nei primi 20 minuti magari non riusciva a trovare i gol e magari il pubblico poteva iniziare eventualmente a contestare. Un gol fatto così in partenza è chiaro che mette nelle condizioni migliori per chiudere la partita, d'altronde è stato fatto con il secondo e poi con il terzo gol. E d'altra parte abbiamo anche visto però che il Napoli evidentemente vuole dimostrare agli altri e se stesso di essere completamente carico, appunto che Ferrara prima ha rincorso un pallone che sul 3-0 dopo 35 minuti si poteva anche lasciar correre. Ancora un attacco del Napoli che questa volta si sviluppa sulla sinistra, il pallone è calciato molto lungo, Maradona riesce comunque a controllarlo. Ancora Maradona, il suo traversone verso il centro, Alemão, il tocco e il gol del 4-0 al 39esimo minuto. 4-0, diciamo, in una difesa che ormai gioca apertissima, se non toglie il gran numero di Maradona e la bella conclusione di Alemão, stop simile un po' al primo di Gareca, ecco, va sullo stop di interno destra e schiaccia in diagonale dove Zinetti assolutamente non può arrivare. 4-0 e con questo risultato si conclude il primo tempo. Le immagini del secondo tempo, 4-0 il primo tempo del Napoli sul Pescara, appena cominciato il secondo tempo nel corso del quale, all'inizio del quale anzi, Francini con il numero 3 è stato sostituito nelle file napoletane dal numero 14 Carannante, mentre nel Pescara due sostituzioni, il numero 6 Bergodi con Berlinghieri, numero 15, e il numero 11 Miano con il numero 16 Zanone. Scontro, il giocatore napoletano resta a terra, Di Napoli prosegue l'azione, poi appoggia lateralmente ancora nel tentativo di far muovere Crippa, che ora vediamo sulla fascia destra, l'entrata di Carannante evidentemente c'è stato qualche ritocco o è occasionale la selezione di Crippa. Sì, non cambia assolutamente niente tatticamente, Carannante è un terzino fluidificante, sostituisce in questo caso tranquillamente Francini, sì. Probabilmente magari si tratti di qualche risentimento muscolare o qualche danno fisico. C'è qualcosa che non va nel pallone, a Mendolia infatti ne sta controllando la pressione, evidentemente il pallone è sgonfio, il gioco è appena ricominciato, il risultato di 4-0 che indica chiaramente che bisogna cambiare l'attrezzo.
risultato di 4-0. Ricordiamo i gol al quarto minuto Careca, all'ottavo minuto Carnevale, al 36esimo Maradona, al 39esimo Alemão, ovviamente tutti per il Napoli, altrettanto ovviamente tutti nel primo tempo, e adesso al terzo minuto della ripresa si attende che torni in campo un altro pallone, ecco Maradona, ecco De Napoli, si è intravisto Careca, la rimessa laterale per il Napoli. Non si stanca di incitare i suoi beniamini, evidentemente entusiasmato dall'andamento dei primi 45 minuti di gioco. Tita non ha potuto, Edmar non ha potuto far molto il Pescara nel corso del primo tempo per contenere il Napoli, che a sua volta invece ha trovato spazi piuttosto ampi, e lo sottolineava poc'anzi Gigi Riva, nella difesa avversaria. Protetto il pallone dai giocatori del Napoli, la palla affidata a Giuliani. Lungo rinvio del neo portiere napoletano. Il Napoli che si va al centrocampo con Crippa, poi il tentativo di servire in profondità a Alemão non riesce. Tita sul pallone, cambio di fronte, il lancio sulla destra per Pagano, che di fronte Carannante cerca, anzi Fusi cerca di liberarsene, di triangolare con un compagno, Fusi va a chiudere su Carannante. Su Pagano il traversone intercettato, ancora Fusi, tocco di Maradona, questa volta non è preciso, viene avanti Gasperini, il pallone gira intorno all'area napoletana, non trovano spazi e tempi per l'affondo. Sì, su questa reazione diciamo del Pescara, che tenta di affondare portando su quasi tutta la squadra, naturalmente il Napoli controlla direi senza correre nessun rischio, anzi il Pescara in questo caso si espone a eventuali nuovi contropiedi. Punizione per il Pescara, Tita e Junior vicini al pallone, mentre Gasperini si allontana, e Junior che piazza bene la palla, Mendolia gli fa chiaramente cenno di aspettare. Leo Junior, tiro rimpallato e poi il pallone sfugge a Giuliani, c'è probabilmente un intervento irregolare di Pagano, la palla ha toccato la barriera sulla punizione di Junior, Giuliani si è tuffato per evitare il calcio d'angolo, poi Pagano è entrato con eccessiva decisione, Giuliani ha perso la palla, punizione a suo favore e a favore del Napoli. Inizia a fraseggiare il Napoli addirittura dalla propria metà campo, la sicurezza ovviamente del risultato. E lancio in profondità, costringe Camplone a intervenire su Maradona. Tenuto bene in campo il pallone il difensore pescarese. Non riesce a controllare Edmar e ora è ancora il Napoli che può imbastire o tentare di imbastire un'azione offensiva. Alemão, c'era un fuorigioco probabilmente di Carnevale segnalato dal collaboratore di Amendolia, il gioco sta in pratica proseguendo con Tita in uno dei suoi numeri preferiti, l'apertura sul fronte opposto dove anche questa volta si è inserito Pagano, che però va a terra sull'attacco di Fusi, anzi di Crippa, che si allontana dal posto dell'incidente, mentre Pagano viene soccorso dal suo massaggiatore. Molto discusso il ruolo di Alemão, Gigi, dal punto di vista della regia la scorsa settimana, e ecco, intanto l'entusiasmo dei tifosi napoletani. Sì, ma è un ottimo incontrista, in questa gara per esempio gioca nella zona di Junior cercando di impedire
al sudamericano, quei lanci che sono un po' l'arma più pericolosa di questo Pescara, soprattutto in trasferta con Dorva Spazi, e poi vediamo che però si inserisce alla grande. Intanto va via Carnevale, resiste al tentativo di Camplone, Carnevale, è un bel gol di Carnevale, il quinto per il Napoli, perché è una piccola finta per ingannare Zinicchi. Sì, una gran finta, intanto un bellissimo lancio di Maradona, millimetrico, porta Carnevale, prima cosa copre bene la palla, ecco, finge il tiro, fa sedere il portiere, poi lo incrocia con una palla semplice in diagonale. Ed è il gol al sesto minuto del 5-0, il quinto gol del Napoli sul Pescara. Pescara evidentemente a Napoli non riesce a tenere chiusa bene la difesa, perché già lo scorso anno era incappato alla quinta giornata in una sconfitta di proporzioni analoghe a questo attuale 5-0, avendo perso per 6-0 la partita contro la squadra dei bianchi. Berlinghieri, ancora Pagano, ma è difficile trovare spazio da quella parte dove c'è Carannante che va subito a chiudere. Adesso il Pescara, improvviso a fondo, colpo di tacco di Edmar, fermato dalla difesa del Napoli. Giuliani tranquillamente, e ancora Napoli che viene in avanti con il pallone affidato a Maradona, sempre più frequentemente sulla fascia destra del campo a cercare, a suggerire, a dettare i passaggi. Un'esitazione, viene avanti ancora per il tocco conclusivo Carnevale, che va a segno dopo soli due minuti dal precedente gol, e il gol del 6-0, rivediamo. Qui si ripete, si verticalizza, bravissimo Careca, diciamo altruista soprattutto, perché appunto sceglie il tempo per sbilanciare il portiere e offrire a Carnevale una palla che il giocatore non resta altro che spingere. Anche qui nel caso di Careca, una piccola esitazione per ingannare il portiere prima di mettere il pallone basso. Sì, la finta di Gareca sbilancia Zinetti appunto per facilitare ancora di più l'intervento di Carnevale. Cioè, a dire che adesso ogni volta che il Napoli affonda praticamente riesce a trovare la possibilità di andare in gol, sarebbe il caso di controllare forse a uomo, almeno a questo punto, Maradona, perché la zona così si sposta nelle zone del campo, l'abbiamo visto a destra o a sinistra, trovando sempre ampi spazi, e quando lascia girare Maradona il gol può essere sempre, riuscendo poi sempre a piazzare la palla in modo tale da permettere ai suoi compagni incursioni offensive molto pericolose. Alemão, si spinge ancora in avanti il Napoli, e l'urlo dei tifosi dimostra che il tifoso non è in fondo mai sazio. Siamo 6-0 dopo nemmeno 10 minuti del corso del secondo tempo, e i tifosi ancora premono, evidentemente vogliono vedere quantomeno, se non altri gol, altre azioni importanti. Azioni importanti che invece non riesce per il momento assolutamente ad imbastire il Pescara, ovviamente fermato già sulla tre quarti di campo, come in questo caso Kita. Adesso Maradona addirittura va a cercare di chiudere su di lui, poi è fermato Kita e sfuma anche quest'altra possibilità di manovra pescarese. 6-0 dunque, e siamo al bis del risultato dello scorso anno, la quinta giornata tra le due stesse squadre. Ancora spazio questa volta per Crippa, che però contrastato da Di Cara non riesce a effettuare il traversone, la rimessa dal fondo era già stata battuta, ma Amendolia vuol placare gli animi, fa ripetere dopo aver richiamato, seppur soltanto verbalmente, Di Cara e Crippa. Ecco Berlinghieri che tentava un'offensiva poi fermata. Succhita, raddoppio di marcatura, rimessa laterale per il Pescara. Pagano, il centro dell'area, ha respinto il pallone dei difensori del Napoli,
ora il Napoli si chiude. Camplone ostacolato, va a terra, la rimessa laterale già battuta da Corradini per Fusi. Ancora una volta Maradona è venuto addirittura indietro a proporre un triangolo con Carannante, dal quale riceve ancora la palla, subisce il fallo di Pagano. E Junior invece che alla meglio su Trippa, e come viaggia fino a Zinetti, già 6 volte battuto in questa partita. I due sottraggono il pallone a Edmar, poi Corradini lo sospinge in avanti, Maradona è anticipato, Pagano le prese con Carannante, Tita. Molto profondo il lancio, Giuliani deve uscire in qualche modo e rinviare il pallone, è stata tempestiva l'uscita di Giuliani, il primo vero e proprio tentativo offensivo del Pescara. Sì, ha rallentato completamente il Napoli, perlomeno si limita a controllare la partita, dando la possibilità appunto al Pescara di affondare in qualche occasione. Junior, ancora un lancio in profondità per Tita e c'è l'intervento di Fusi. Di Luca Fusi, Maradona corre ma l'arbitro ha già concesso il calcio di rigore per il Pescara. Bel lancio di Junior. Sì, una buona palla, e anche un buon rientro da parte di Tita. Si oppone con il corpo, non dà l'impressione che sia un intervento così volontario. Comunque l'arbitro mimava uno spostamento deciso con la spalla, evidentemente da parte di Fusi nei confronti di Tita. Intanto sul dischetto si prepara andare Gasperini, che ecco, rivediamo Junior, Tita, Fusi che chiude. Bel controllo di Tita, ecco, forse lo cerca con la spalla destra a Fusi, tenendo poi addosso al giocatore. Comunque rigore concesso e Gasperini sul dischetto, il tiro che batte Giuliani e il gol del 6-1 al 14° minuto del secondo tempo, gol della bandiera come si suol dire per il Pescara, che accorcia le distanze, ma naturalmente è soltanto un modo di dire, perché 6-1 è un risultato che non permette molte speranze. Vedete che Maradona continua a discutere con Amendolia, non manda evidentemente giù il fatto che sia stato concesso il rigore, sia pure non molto rilevante ai fini del punteggio. Sì, è chiaro che un rigore potrebbe essere anche un rigore discutibile, non mi pare che il risultato mai sia talmente scontato che può essere anche giustificato un po' così la protesta di Maradona. Un quarto d'ora nel corso della ripresa, il risultato è di 6-1. Napoli che tenta ancora una manovra offensiva, però sia Maradona che Alemão vengono fermati, poi rientra Di Napoli, il pallone lanciato in avanti per Carnevale, il tocco verso il centro dove arriva Careca e batte in gol soltanto pochi secondi dopo. Bel gol di Careca, bella manovra del Napoli. Una bella manovra, ormai quando apre e riesce ad arrivare sulla fase, in questo caso invita Careca partendo da dietro, sfortunato anche Zinetti perché riesce a toccare la palla ma non trattenerla. Diciamo, ormai ogni reazione del Napoli porta il gol con questo Pescara che penso che ormai abbia mollato completamente. Abbiamo visto anche Di Cara, ha avuto un'incertezza mentre Careca entrava in area, indeciso se chiudere oppure se spostarsi, sentendo forse alle spalle arrivare qualche altro avversario. In effetti è difficile in spazi così larghi riuscire a controllare gente come Careca. Sì, è sicuramente difficile, anche perché dentro l'area, come in questo caso Careca, arriva lanciato, quindi ha una velocità che il terzino a volte non riesce assolutamente a controllare. Comunque il merito di Gareca, che ha trovato un ottimo controllo e una buona conclusione. Intanto il Napoli effettua il suo secondo cambio, esce Fernando Di Napoli e entra Filardi a sostituirlo. Ecco il cambio, Filardi è appena entrato, ecco inquadrato Filardi, numero 15, va a prendere il posto di Napoli e vedete che Ferrara lo incita a entrare subito nel clima della partita, che vede dopo un quarto d'ora della ripresa il risultato su 7-1 per il Napoli, che sta tentando ancora una volta un'offensiva fermata fallosamente. C'è l'intervento di Amendolia che richiama anche un giocatore
del Pescara, ecco il momento dell'ammunizione. Sul pallone con il numero 14 Carannante. Non c'è dubbio che la squadra di Galeone soffre in qualche modo il gioco della squadra di Bianchi. Sì, è difficile pensare a distanza di un anno che sia un caso soltanto che da un 6-0 si passi a un 7-1. Ma io credo appunto, come ho detto prima, che lì c'è un giocatore che in modo più scuro non si può marcare a zona, soprattutto quando la zona è abbastanza lenta e ampia come questa del Pescara, e poi diciamo che le cose sono messe subito male, perché dopo 10 minuti praticamente il Pescara si trovava già sotto 2 gol e la partita era già finita. Intanto viene avanti Junior, in 3 su di lui Carannante e Corradini gli levano la palla, poi ancora Corradini a sospingere in avanti il Napoli, ancora un tentativo offensivo di Maradona, un bel lancio, pallone sulla destra per Filardi che mette a terra, ancora Maradona ha tentato intelligentemente di servire verso il centro dell'area, questa volta non è andato a buon fine il suo tentativo di passaggio. Ancora Crippa attraversa il campo prima di lasciare la palla a Maradona, ancora apertura di Maradona, si chiudono i varchi questa volta nella zona centrale su Carnevale, Pagano, al quale più volte è stata affidata la palla sulla fascia destra nel tentativo di capovolgere il fronte del gioco, intercettato il pallone da Ferrara che precede Edmar e mette in angolo. Pagano che ha effettuato il cross, che batterà adesso il calcio d'angolo. Siamo al 18° minuto e il risultato è di 7-1 per il Napoli sul Pescara. Giuliani può controllare molto facilmente il pallone e lo allunga a Maradona. Maradona tenta un tocco indietro, si inserisce Pagano, Carannante a terra Pagano, il fischio di Amendolia ed è calcio di rigore. Anche i grandi possono sbagliare indipendentemente dal rigore. C'è Maradona che sbaglia un passaggio questa volta. Sì, appunto, c'è questo appoggio di Maradona ecco, indietro verso Carannante, non sa vede molto probabilmente dell'arrivo alle spalle di Pagano. Carannante non resta altro che estenderlo e il rigore mi pare sacrosanto questo. Ed è il 19° minuto quando Edmar si presenta sul dischetto per affrontare Giuliani. Il secondo calcio di rigore per il Pescara in questa partita con il Napoli. E Carnevale si fa ammonire in una situazione direi abbastanza inconsueta. Sì, appunto, esagerata la protesta di Carnevale, ma questo sta appunto a dimostrare quanta volontà di vincere c'era nel Napoli oggi, soprattutto in Carnevale, un giocatore che spesse volte è stato messo in panchina e quindi sentiva forse più di ogni altro questa partita. Ha segnato 3 gol per il momento e siamo sul 7-1 quando Edmar si appresta a battere questo calcio di rigore che spiazza completamente Giuliani. Gasperini prima aveva scelto la soluzione di forza in pratica, il tiro alto, e qui invece Edmar ha dimostrato. Sì, Edmar ha piazzato questa palla ingannando Giuliani, mentre invece Gasperini prima ha scelto l'angolo alto alla destra di Giuliani. E abbiamo rivisto anche questo gol, ci porta al 20° minuto in pratica e le immagini che vediamo è importante, l'immagine della gamba sinistra di Diego Armando Maradona quando siamo al 35° minuto del secondo tempo. Ovviamente il risultato è di 7-2 per il Napoli, un po' di cure per la caviglia sinistra di Maradona che è sembrato oggi particolarmente motivato, probabilmente anche i motivi personali, l'annuncio della prossima, dell'imminente maternità, seconda maternità della sua compagna Claudia hanno contribuito a rasserenarlo dopo che c'era stata un po' di agitazione dopo l'incidente che non gli ha permesso di giocare la partita di domenica scorsa contro il Lecce, qualche polemichetta per il viaggio in Spagna per giocare nell'amichevole della sua nazionale. Sì, ma è soprattutto consapevole che non si può permettere troppe assenze in questo Napoli. Napoli ha bisogno di lui, e anche perché le altre squadre, vedi Milan, Inter, Sampdoria, sono squadre che effettivamente perdono pochissimi colpi, quindi
questa sconfitta di Lecce poteva lasciare già il segno all'inizio del campionato nel calendario e nella classifica del Napoli. Junior, il suo tiro era rientrato in azione dopo aver avviato il movimento offensivo della sua squadra, Leo Junior, che poi per una serie di rimpalli si è trovato il pallone per la conclusione, che però è andata alta. È un po' l'immagine del Pescara di oggi contro il Napoli, non è che sia sembri particolarmente afflitto, ma comunque sembra che abbiano rinunciato, come abbastanza ovvio, a 6-7 minuti dalla fine, alla speranza anche di accorciare in qualche modo il distacco. Per ora è di 5 gol, 7-2. Sì, in questo caso sta reagendo proprio solo Junior, impostando prima una buona azione sulla sinistra, adesso andando alla conclusione con un buon destro che sfiora di poco la traversa. È chiaro che però nella testa e nelle gambe in questo momento si fa sentire questa pesante sconfitta. Ancora il Napoli in avanti, non ha rinunciato la squadra napoletana, qui con Ferrara che mette verso il centro del pallone, il tentativo di Carnevale che forse poteva toccare ma ha cercato il poker personale. Gigi. Molto bravo Ferrara a cercare Carnevale, però qui un attaccante deve tirare, anche perché dentro l'area piccola si diventa egoisti e l'attaccante deve essere egoista in queste situazioni. Con in più le motivazioni che diciamo in precedenza per anche Carnevale, resta quindi pochissimo spazio e tempo per ragionare. Intanto ritorna ancora il pallone verso il centro dell'area dopo il calcio d'angolo battuto dal Napoli, lo allontana Tita, Gasperini. Esce Corradini a respingere, la rimessa laterale sarà per il Pescara. La partita si avvia alla conclusione mentre i tifosi napoletani continuano a incitare i propri beniamini. Maradona non riesce a recuperare la palla, ancora una volta Pagano tenta di venire avanti ma c'è l'immediata chiusura di Corradini che è andato a sostenere Carannante al quale l'avversario era sfuggito. Ecco Tita. Ancora Berlinghieri, ancora Tita, Di Cara sbaglia l'appoggio per il Napoli, l'opportunità di un contropiede che però lo stesso difensore pescarese riesce a fermare. Junior, in velocità chiude Fusi, che in una partita di relativo impegno ha dimostrato però la sua buona adattabilità al ruolo di libero, soprattutto l'intelligenza tattica di Fusi mi sembra che si sia potuto notare. Sì, è un giocatore molto bravo tatticamente, è un giocatore che poi sa anche inserirsi in quel ruolo, in quella posizione, nelle azioni partendo dal di dietro, non è nuovo a questo tipo di esperienza, avendo già giocato lo scorso anno diverse partite anche nella Sampdoria. Assorbe così l'assenza di Renica senza particolari problemi la formazione napoletana che ora sta controllando il gioco a 5-6 minuti dallo scadere del confronto sul risultato che non ha bisogno di nessun commento di 7-2. Giuliani poco più che disoccupato in questa partita, due rigori lo hanno piegato ma naturalmente responsabilità ridottissima. E Maradona che cerca la via della rete avendo visto in avanti il portiere avversario, ancora un guizzo del genio calcistico. Sì, effettivamente magico questo sinistro, finta un cross per Carnevale e Gareca vedendo il Zinetti qualche metro oltre la linea di porta invece colpisce la palla completamente d'esterno e quasi riuscì ad ingannare Zinetti da 40 metri. Ancora il Napoli in avanti, il pallone recuperato sulla tre quarti di campo e lo scatto repentino di Careca che si muove molto bene verso la linea di fondo, il cross Maradona, inutile il tentativo di Camplone, il gol 8-2 anche di mano il difensore napoletano, il difensore pescarese esulta Maradona al suo secondo successo personale. Quindi lo vediamo anche far gol di testa Maradona, cosa rarissima comunque in questa azione. C'è ancora una volta da notare l'altruismo di Gareca che imposta l'azione, evita Zinetti, arriva sulla linea di fondo e pennella questa palla. Ecco. Perfetta, ecco la prima azione, riesce a saltare Zinetti. Rimpallo un po' fortunoso su Junior. Sì, favorevole soprattutto al rimpallo con Junior e va a cercare e trova la testa di Maradona che evita anche l'intervento di Campione sulla linea di porta.
Ed è in pratica il gol che chiude la partita, il 40° minuto, ed ecco la lunga sequenza delle reti: al 4° minuto Careca, al 7° Carnevale, al 36° Maradona, al 38° Alemão per il 4-0 nel primo tempo, nel secondo tempo al 6° Carnevale, all'8° ancora Carnevale e siamo al 6-0, poi il 6-1 con il rigore di Gasperini, ancora 7-1 il gol di Careca, 7-2 con l'altro rigore pescarese di Edmar e l'8-2 definitivo con il gol di Maradona. Ecco, possiamo anche lasciare le immagini e rientrare in studio prima di un paio di...